Vittorio Feltri di recente si sarebbe espresso a ridosso di questo nuovo anno del Capodanno 2023. In particolare, Feltri, prestigioso personaggio del mondo del giornalismo italiano, avrebbe detto proprio di recente, ripeto, a proposito del Capodanno, che secondo lui sarebbe una festa noiosa, la detesto, avrebbe aggiunto. Infatti, il 31 dicembre 2023 andrò a letto alle 21:30, così avrebbe dichiarato proprio nelle ore antecedenti alla festa di Capodanno, la notte di San Silvestro, dove tutti, chi più chi meno, fanno botti artificiali, quindi fuochi artificiali, per festeggiare l'arrivo del nuovo anno. Insomma, Vittorio Feltri, diciamo, che si sarebbe espresso dicendo che lui non ama questa festa, andrà a dormire, è andato a dormire forse ieri alle 21:30 e la detesta, la desisterebbe e la trova una festa, diciamo così, noiosa. Questo è quello che avrebbe detto. Ovviamente è meglio prendere sempre con le pinze ciò che il web porta a nostra conoscenza e non dire subito che è così quello che ha detto oppure che ha stabilito. Meglio sempre utilizzare il modo condizionale per evitare problemi di sorta. Bene, faccio i miei migliori auguri di buona vita al buon Vittorio Feltri, personaggio di spicco del mondo giornalistico. Iscrivetevi al canale Narrato Italiano, commentate. Questo video non vuole ledere la privacy di Vittorio Feltri né di altre persone, ma solo informare. Stop. Nasce infatti solo per questo motivo, non per altri motivi. Mi raccomando, ditemi cosa ne pensate e tantissimi auguri di buon anno a tutti voi, di buon 2024, una buona giornata e al prossimo video.